voglio presentare e ringraziare una persona che mi ha permesso oggi di essere qui con voi ed è l'assessore alla politica alla salute Gianfreda Cristian del comune di Rimini. Devo dire che ho trovato in Cristian veramente un attento ascoltatore e questo mi è piaciuto molto perché quando ci siamo incontrati ho potuto parlare con lui per ben un'ora e vi garantisco che non è così scontato. Quindi io ti ringrazio davvero di essere qua e di avermi permesso, di averci permesso di essere insieme. Sono 3 anni che faccio interventi, però ogni tanto insomma è riuscita a emozionarmi perché questa empatia, questa carica emotiva che non so se dipende dalla fibromialgia, non lo so, però è molto importante perché muove più un'emozione di 1000 ragionamenti, no? E quindi questo è un po' il segreto della riuscita di associazioni come questa e come tante altre che riescono a scalare delle montagne, a muovere la sanità e tutte le difficoltà che ci sono nelle amministrazioni, da quelle statali, regionali e comunali, perché è difficile, è una battaglia difficile la vostra, no? Anche se c'è William che vi dà una mano, comunque è una battaglia lunga ed è normale, perché per tutte le cose belle si trovano sempre dei muri da sorpassare. Ecco, l'entusiasmo e la passione, soprattutto le motivazioni che voi avete, sono non sono sostituibili con nient'altro. Quindi vi ringrazio anche a nome della città di Rimini, dell'amministrazione, del distretto di Rimini per il vostro lavoro e vi ringrazio per tutte le volte che venite a pungolarci e a farci vedere qual è la strada. Grazie, grazie Cristian. Voglio stare qui, va bene, dai. Oggi sto qua. Come preferisci. Allora, ora io passerò a illustrarvi chi siamo. La nostra associazione, una parte, perché poi la seconda parte sarà seguita da Barbara Suzzi, che è la presidente di CFU Italia. CFU Italia è un'associazione di volontariato a livello nazionale che nasce nel 2016 proprio a cura di Barbara Suzzi, che è la presidente, e di altre persone come me che decidono di mettersi in gioco, di metterci la faccia. L'associazione nasce come principalmente per accogliere le persone, per fare in modo che le persone trovino un punto di riferimento per poter essere ascoltate, come vi dicevo prima, perché per noi è molto importante, ma anche per avere riferimenti su dove andare e che cosa fare. La fibromialgia che cos'è? La lascio successivamente ai medici che sapranno spiegare in lungo e largo questa sindrome. Questa fotografia è una fotografia che ci piace mettere proprio perché ci fa capire che se fossimo visibili, questo sarebbe la nostra rappresentazione. Come abbiamo anche detto nel corto che avete visto, la qualità della vita con la fibromialgia non è sempre semplice, è importante informare i familiari, gli amici, proprio perché questa patologia è davvero cronica e invalidante. E io voglio ringraziare i compagni, i mariti, le mogli che sono qui oggi, figli, ad accompagnare le persone con la fibromialgia, perché vuol dire molto per noi sentirci supportati. Come spiegavo, i rapporti sociali, le difficoltà in ambito lavorativo, importantissime, la qualità della vita affettiva. E noi cosa facciamo? Noi nasciamo, come vi dicevo, nel 2016
e la prima cosa che abbiamo varato è una petizione popolare proprio per il riconoscimento della fibromialgia. Abbiamo già consegnato al Ministero ben 120.000 firme. Le nostre iniziative, ci sono tantissimi gruppi di ascolto in diverse regioni d'Italia e tramite proprio i nostri referenti, e ringrazio i referenti che sono venuti oggi dal Veneto, da Imola, insomma è importantissimo il lavoro che fanno a livello nazionale in tutte le regioni d'Italia. Gruppi di ascolto, progetti di automutuo aiuto, abbiamo aperto tantissimi punti informativi sia negli ospedali e anche nei centri medici. E tante sono le iniziative che variamo a livello nazionale. Una iniziativa molto importante è stata quella proprio di Comuni a Sostegno, perché il Comune, è come anche il Comune di Rimini, è Comune a Sostegno della Fibromialgia, patrocina gli eventi che noi realizziamo, dandoci la possibilità di informare il cittadino di quello che facciamo normalmente nelle città. In seguito a questo progetto è nato anche Facciamo Luce sulla Fibromialgia e il 12 maggio illuminiamo i monumenti delle varie città. Ad esempio Rimini quest'anno abbiamo avuto la possibilità di illuminare Castel Sismondo, sempre grazie a Christian, ed era veramente meraviglioso. Anche la Camera dei Deputati, Senato, eccetera, vengono illuminati. Altra iniziativa di sensibilizzazione è la panchina ci avvicina, lo chiamiamo così, cerchiamo sempre di dare degli slogan carini alle iniziative che facciamo. E questo progetto è un progetto davvero molto importante, nato in collaborazione con i VAS, che sono un'associazione ambientalista, e l'Arma dei Carabinieri, il Comando di Unità Forestale. E abbiamo deciso, visto che comunque la fibromialgia si può considerare anche una malattia ambientale, di piantare alberi come simbolo. Nel 2022 abbiamo piantato alberi in tutti i capoluoghi dell'Italia, e insomma regionali, e continuiamo a piantare alberi nel momento in cui si realizza questo evento insieme al Comune e appunto all'Arma dei Carabinieri. Siamo riusciti anche a fare dei bellissimi progetti all'interno delle scuole, sempre con l'Arma dei Carabinieri. Vedete, fibromialgia a scuola perché? Fibromialgia a scuola perché purtroppo abbiamo visto che questa sindrome inizia a interessare anche adolescenti ma anche bambini, quindi questo fare progetti nelle scuole come prevenzione è veramente fondamentale. Abbiamo coinvolto anche la musica e il teatro. Nel 2024 siamo stati ospitati in ogni tappa d'Italia dal musical Queen of the Opera, ma abbiamo fatto mostre, il 12 maggio una bellissima mostra a Palazzo Braschi che è durata 15 giorni, perché questa pittrice Chiara Vincenzi ci ha donato e ha rappresentato la fibromialgia sia maschile che femminile in dei quadri veramente stupendi. Molte le iniziative anche in TV, e abbiamo coinvolto anche lo sport. Infatti vedete, diamo un calcio alla fibromialgia per quanto riguarda il calcio, basket e volley, schiacciamo la fibromialgia. E abbiamo anche fatto tantissimi convegni informativi e formativi in giro per l'Italia, come vi dicevo prima. Ad oggi sono 1413 eventi, e di questo siamo veramente tanto orgogliosi, perché noi siamo malati fibromialgici, persone che hanno la fibromialgia, e molto spesso anche per noi non è facile prendere un treno o stare tante ore sedute e organizzare eventi, però insomma ci stiamo dando veramente da fare. Facciamo dirette, incontri interattivi sulla nostra pagina pubblica, Fibromialgia News by CF Italia è la nostra pagina pubblica, se volete seguire le nostre dirette sia con i medici ma anche con i politici, proprio per aggiornare continuamente sul riconoscimento.
Abbiamo portato in giro per l'Italia un nostro docufilm prodotto proprio da noi che si chiama Al Maiora, e ultimamente abbiamo varato anche questa iniziativa che si chiama CFU on the road, dove nelle grandi città come Napoli o Roma le nostre referenti assieme a dei medici vanno nelle varie municipalità proprio per portare informazione e sostegno ai malati. Presenti in tantissime trasmissioni, Medicina 33, Gungheo, Elisir e per ultimo nella trasmissione di Nuovi Eroi, perché abbiamo ricevuto, la nostra presidente Barbara Suzzi ha ricevuto un premio importantissimo, un premio, è stata insignita dal presidente Mattarella come ufficiale della Repubblica per quello che Barbara insieme a tutti noi stiamo portando avanti come associazione di volontariato, quindi insomma mi sembra veramente un grande traguardo. Naturalmente noi siamo un'associazione di volontariato, ma all'interno abbiamo un comitato scientifico di tutto rispetto. E per ultimo abbiamo pubblicato un libro scritto da 20 medici del nostro comitato scientifico, un libro un pochino particolare perché all'interno di ogni capitolo potete avere un QR code che vi rimanda agli aggiornamenti che saranno pubblicati sul sito, quindi è un libro in continuo aggiornamento. Molte le collaborazioni con e gli studi che abbiamo avviati, ad esempio con ISAL tramite il professor William Raffaeli, oppure con la clinica Regina Salutes, con il dottor Costa, con il SIMSI, la società italiana di medici subacquei, con tante associazioni collaboriamo, perché correlata alla fibromialgia sapete che molte persone possono anche avere problemi di vulvodinia, endometriosi, quindi collaboriamo anche con queste associazioni. E, allora, ecco, questi sono tutti gli studi che abbiamo avviato in questi anni, che vanno dagli squilibri cranio-mandibolari, dagli stili di vita, da training sulla memoria, riequilibrio gastrointestinale, insomma veramente tantissimi, anche con il Tai Chi, con i disturbi del sonno, e l'ultimo nato, vero William, è tramite una diretta che abbiamo fatto ultimamente, dove le persone commentavano dicendo che anche mia mamma ha la fibromialgia, anche mia sorella, anche la mia zia, e quindi abbiamo deciso di raggruppare un po' queste persone per capire che tipo di correlazione c'è, e quindi questo studio sarà avviato prossimamente. Naturalmente abbiamo varato anche dei percorsi alle terme, e volevo spendere una parola su questa ricerca che è durata 4 anni, una ricerca condotta da Fondazione ANSPI, che è un'associazione che si occupa di accomodamenti ragionevoli sul lavoro, da Fondazione ISAL, dalla CISL e naturalmente da noi. Questa ricerca è stata fatta su 1400 persone, proprio per capire quali erano i disagi lavorativi in ambito appunto sul lavoro. E questa ricerca ha dato luogo all'Osservatorio Salute e Benessere nei luoghi di lavoro, dove i disability manager informavano le risorse umane che probabilmente nelle loro aziende il 3% erano persone con fibromialgia. Le aziende più virtuose hanno anche sono andate avanti in questa cosa e hanno permesso degli accomodamenti ragionevoli alle persone appunto affette da questa sindrome. Questa ricerca è stata anche pubblicata su una rivista scientifica. Ed ora io passo la parola a Barbara Suzzi, che ci parlerà del riconoscimento e inserimento nei LEA.
Perché a me sempre le cose più noiose toccano.